Francesco Cossiga ha annunciato che martedì 28 aprile firmerà il suo atto di dimissioni, un addio più volte anticipato e sul quale Cossiga finora aveva deciso di soprassedere. La comunicazione ufficiale è stata data dallo stesso Presidente in un commosso messaggio al Paese, trasmesso in diretta televisiva alle 18 e durato 44 minuti. Il Capo dello Stato ha deciso di abbandonare il Quirinale esattamente a 69 giorni dal 3 luglio, la data in cui il suo mandato sarebbe giunto alla scadenza naturale. Vedremo ora una sintesi del discorso di Cossiga seguita da un commento di Arturo Gismondi. Ma per cominciare il picchetto d'onore, il picchetto tradizionale che questa sera però, subito dopo il messaggio d'addio di Cossiga, è stato, è il caso proprio di dirlo, un picchetto d'onore particolare. Vediamo.